manicomio, è un manicomio. Cosa devi comprare? Cosa devi comprare? Allora, due microfoni? Trovo tutto ospite. Chi sa va sì? Chi sa va sì? Ok. Caccio tutti i soldi a te. Ogni Mamma mazzetto, mia, pietà, data vuota. Siete la macchinetta anche impegnato. Sono 6,90 euro. Con 6,90 euro ti posso dare la confezione, cioè solo il cartone praticamente di questo microfono qua. Escluso IVA. Luigi ti trova, dica Sandrini. Lilli, vieni qua. AGS, Telma. Uè, brutto cagnato. Lilli, metti tu la firma. Ok, a posto. Chiederci. Lilli, fai la brava, Lilli. Così impara, Lilli, a prendersi i nostri soldi. Ecco qua, sempre barre, sempre barre. Allora, prima che ci hanno mandato Samsung 7 LED quelle storte, poi ci hanno mandato le Akai, sempre queste qua storte, 6 plus LED 6 volt, ancora Akai, Samsung, che sono su? Ah, queste sono quelle 5 LED, queste pure non è che si trovano facilmente, perché quelle storte le hanno fatte a 9 LED, 12 LED, 5 LED e a 7 LED, il manico. Queste qua sono quelle da 650 mm, le 5 barre. Queste qui sono le LH per televisore LG, sempre a 5 LED se non mi sbaglio. Va buono, pochi roba mischiati, eh? A posto. Lilli, che stai facendo là? Lo sapete che Lilli guarda il commissario Rex, come vi faccio vedere. E vabbè, c'è il magnete, c'è la calamita. Allora mi hanno portato questo televisore, questo monitor, che è televisore, questo è un monitor Samsung tipo vecchio. E poi io non lo volevo nemmeno accettare, onestamente, solo il tempo per girarlo già se ne compro uno nuovo qua. Vediamo il modello LS17D0ASS-RDC, facci meno, un monitor giapponese. Comunque, ah no, 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 quello è il codice, ho sbagliato. Il modello è 741 MP, quello sopra. Allora, il cliente ha detto che gli serve questo televisore che hai il digitale terrestre vicino, lo metti nella stanza del figlio quando viene a trovarlo ogni tanto, nelle feste di Natale, a Pasqua, quando c'è il tempo, che ne saccio. E dice che l'audio esce in ritardo. Praticamente accende il televisore, dopo 20 minuti circa esce l'audio. Quindi io credo un problema di elettrolitici in perdita sullo stadio di amplificazione audio, alimentazione dell'amplificatore. Proviamo. Un problema qual è però? Che io qua devo installare, devo montare un digitale terrestre, una fonte esterna, una sorgente esterna per poter testare questo apparecchio. Ma la prima cosa che facciamo, prendiamo il nostro generatore di barre che ho nascosto qua dietro. Qui canno ne ho uno, due, tre. Prendiamo quello là e iniettiamo un segnale audio V, vediamo un po' se il problema si manifesta. A posto, ho inserito la presa SCART, il cavo SCART nel monitor. Adesso sono uscito, non so se è in CVBS o in RGB. Che questo computatore lo tenga la rete, non fa niente. Proviamo l'audio. L'audio è a 90, 100%, niente, non c'è l'audio. Non c'è l'audio, quindi ha ragione il cliente, praticamente manca l'audio. Voi si aspettate 20 minuti che esce l'audio. Si aspetta 20 minuti, già si compra il monitor nuovo, il tempo che si perde. Meglio che lo apro e vedo un po' la situazione all'interno. Questo qua è il monitor aperto. Come vediamo, tutta l'elettronica, tutta la baracca è coperta dalla schermatura. Quindi per accedere all'elettronica bisogna, voi vedete passo passo come si fa, così se una cosa ve lo fate voi. Ricca, perdo l'ultimo che ho passato, faccio i miei telefoni un buco cazzo ogni 2 minuti. Allora, una volta tolto i connettori, c'è pure tutta la plastica, buon vanito, togliere le quattro viti che sono ai lati,
che tengono ferma la schermatura sull'elettronica. A posto, tolto le quattro viti, attenzione che prima di ribaltare il telaio, sganciate il pettine che dalla scheda madre va al pannello, poi si può anche ribaltare piano piano, attenzione poi ci riesce uno strap se non mi ricordo. A questo punto mi occupo di terra, ma già mi ci caio tu. Ok, svitiamo pure le viti che tengono fermo l'alimentatore, presumibilmente un problema di alimentazione. Qui andiamo a sganciare l'alimentatore. L'alimentatore c'è questo connettorino, sganciamolo, perché se no, ecco qua, e notiamo praticamente sul primario di alimentazione. Vamo telefono a Cangop. Allora, visto e considerato che il cliente mi ha detto che dopo 20 minuti si sente l'audio, chiaramente guardando pure sul secondario trovo questo condensatore gonfio, probabilmente è proprio la causa del guasto, perché praticamente 125 volt sono 12 volt, filtrerà un 12 volt all'uscita del trasformatore, 12 volt che alimentano lo stadio finale audio che è integrato sulla scheda madre. Quindi prima fammi sicuro misurino e impazzire, senza perdere tempo, per velocizzare la cosa andiamo direttamente a cambiare il condensatore di filtro sul secondario di alimentazione. Abbiamo detto 25 volt 470 microfarad. Comunque per dovere di cronaca non sono 12 volt, ma come si vede qua, si evince sullo stampato, abbiamo più 15 volt. Più 5 volt e più 15, perfetto. Quindi 25 volt alimenta, stabilizzano i... filtrano i 15 volt. Boh, giustamente ognuno di voi pensa una sola cosa, ma chi cazzo tu fai perdere tempo su questo monitor che non vale 20 euro per cambiare, riparare, c'è un usaccio, mi dici, un telefono, c'ho la calamita, il magnete c'ho. Allora, stavo dicendo che ogni 3 secondi squilla il telefono, viene qua, entra qualcuno. Allora, stavo dicendo, la domanda ognuno si fa, ma che cazzo tu fai di perdere tempo su questa apparecchio che è nuovo, non, cioè nuovo, insomma, d'occasione, quello che sia, non vale 20 euro. E dove c'è gusto, non c'è perdere. Se il cliente dice, mi serve, paga, io che già fa? È il mio lavoro. Quindi se ho un po' di tempo, riesco a fare due cose buone, anzi, 3 cose buone. La riparazione, il video e contento il cliente. Allora, abbiamo detto che il condensatore sul secondario 25 volt 470 microfarad, quello che ho trovato è un 35 volt 1000 microfarad, 105 gradi è la temperatura. Lo posso mettere? Sì, la risposta è sì, perché come già ho detto in altri video, se mettiamo una tensione superiore, una capacità superiore sul secondario di alimentazione per stabilizzare, per filtrare la tensione in uscita di un trasformatore, può andare. Valore inferiore no, cioè se era un 220, un 330 no, se era un 10 volt, 16 volt no, scoppiava. Questo qua lo posso, anche se comunque cambiano dei parametri, l'ESR, quello che sia, però lo posso mettere, queste sono delle cose grossolane, qua lo posso utilizzare questo qua. 35 volt, 1000 microfarad. Eccolo qua, come vediamo, è visibilmente schiattato, a parte i manmi che fanno schifo, vabbè, un po' sporco che è stato raffinato, poi c'è una macchina, va benissimo. A posto, elettrolitico sostituito. Io ho visto pure un'altra cosa, ho visto che questo elettrolitico qua, se voi vedete sotto, vi faccio una cosa, guardate, sono in parallelo, c'è il condensatore da 470 e in parallelo a quello di 1000. Però questo di 1000 è stato già sostituito in passato, perché infatti le due saldature non le ho fatte, le scuole le ho fatte adesso, queste qua no. Ma vediamo un attimino se si ripristina l'audio, se la tensione, che poi 15 volt sono anche per l'inverter, quindi boh, non lo so, vediamo. A posto, ho rimesso un'altra volta il connettore sul pannello, andiamo a inserire il cavo scalt del nostro generatore di barre, quello da originale. È originale nuovo elettronico, non è originale cinese, ho messo tutto il contrario su sto cavetto. Ecco qua, essendo già il segnale audio del generatore di barre, ecco qua,
problema risolto. Allora, altra interruzione, appicciamola da voi, che è un manicomio. Accendiamo. Che è successo? Non si accende più, eccolo qua. Vedi? Si vede anche la mia manuzza. Vabbè, problema risolto. Dice, perché però se i 15 volt erano sia per l'inverter che per l'audio, per l'amplificatore audio, l'audio non si sentiva? E invece l'inverter funzionava, molto semplice, che l'inverter c'è altri condensatori di filtro a parte, sempre sullo stadio per fatti suoi, mentre invece sullo stadio amplificatore audio probabilmente scendevano sotto la tensione di lavoro dell'integrato finale e l'audio non usciva. Signori, io chiudo tutto, è inutile fare un video che dura un'ora, altrimenti vi stancate a vederlo. Lili non c'è, Lili comincia a fare freddo, ieri sera si è visto il commissario Rex, che poi non lo devo mettere come... Io non potevo cambiare canale, dovevo vedere il commissario Rex. Vi faccio vedere, ok? Allora vi chiudo il filmato con Lilli che vede il commissario Rex. Ciao ciao a tutti, al prossimo video, ciao. Forse Rex ha fiutato qualcosa. Sembra diretto verso l'hotel della vittima. Lilli, è finito di vedere il commissario Rex qua. Lilli di vedere il commissario Rex. Mi sono scocciato di vedere questo film.